Salve a tutti ragazzi e ragazze, io sono Taschi Vicenda e oggi non sono qui per fare un gameplay ma semplicemente una piccola guida nei confronti di un Warframe. Allora, io sono qui con un Warframe che già lo sto potenziando, il Volt, e già si dovrebbe capire. L'unica differenza che c'è fra il Volt e il Volt Prime non è che praticamente è la salute, nient'altro. Ma ora andiamo a scoprire solamente le sue abilità, che possono essere davvero interessanti. Cominciamo con la prima, Shock. Non è intanto che una scarica elettrica, come si capisce anche dal nome, è una scarica elettrica che ti permette semplicemente o di paralizzare o uccidere i nemici. Di solito questa abilità è molto efficace contro i robot che ti possono dare l'energia o i crediti o dei pezzi di metallo. Cioè ferite, lega. Questi sono in grado di dare, mentre a soldati in carne rossa ti possono dare solo semplicemente, intanto che poi si può riuscire a paralizzarli, a meno che tu non sia a livelli bassi. Questa è molto adatta, riesce a uccidere in un battipaglino. Poi passiamo a un'abilità molto simpatica, Speed, che non è dato che un piccolo scatto molto molto veloce che a livelli alti e con la giusta mod è in grado di renderlo incredibilmente veloce sia lui ma anche i compagni che rimangono, diciamo, che sono sotto effetto di questa abilità, che è molto comoda, che è in grado di aumentare velocità di fuoco e attacchi. Poi passiamo alla terza abilità, Electric Shield, come si capisce dal nome, è uno scudo fatto completamente di energia, si può portare con sé, però c'è un tempo preciso, c'è un timer, il countdown allora, a me mi fa totalmente 7 secondi, però con la giusta mod si può far durare più tempo questo scudo in modo da portarselo con sé e sparare un po' mentre sei protetti, una cosa abbastanza simpatica. Poi, ora che prima che vediamo, prima facciamo in modo che prima scompaia questo scudo, ma di sicuro scomparirà. Ora passiamo a un'abilità molto bella, molto simpatica, diciamo, che si chiama Discharge. Ed ecco qua, Discharge. Non è intanto che un rilascio di onde elettriche che è in grado di paralizzare chiunque si trovi nelle sue vicinanze. Di solito viene usato solamente per paralizzare soltanto, quindi volte è in grado di fare tutte queste cose. E niente ragazzi, di solito le giuste combinazioni potrebbero essere shock più non più che combinazione serve più una cosa, prima uno scudo, Epic Shield con shock, una buona diciamo buona combo che utilizzo molto spesso quando ho il Volt, mentre la seconda tipo uso speed e in più discharge quando mi trovo diciamo tanti nemici da combattere, io non voglio perdere vita mentre mi distruggono corpo a corpo, quindi discharge è un'abilità molto comoda, diciamo. Niente ragazzi, il video secondo me è qua, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!